Salve a tutti e benvenuti su Serie A Flash, rubrica che esce tutti i lunedì alle ore 14, tranne in questo caso che c'era il posticipo del lunedì sera e che racconti in maniera acerbesca le partite disputate in Serie A. Ma adesso basta cincischiare, sigla! Iniziamo con Spal Juventus 2-1. Allegri, in vista del ritorno in Champions League contro l'Ajax, ha fatto un po' di turnover. In campo infatti c'erano molte seconde linee, qualche primavera e svariati raccattapalle. Andiamo nella capitale per Roma Udinese 1-0. Ritorna finalmente al gol Edin Dzeko, che non segnava da Roma Napoli del 1960. Vediamo. Dzeko! Milan-Lazio 1-0. Rissa incredibile sul finale che ha coinvolto tutti i giocatori della panchina del Milan. O meglio, quasi tutti, considerando che quando Montolivo è entrato in campo gli altri erano già sotto la doccia. Torino-Cagliari 1-1. Indovinate un po' chi ha segnato per il Toro? No, non Kulù, peggio ancora. Non Rincon, peggio. Non Sirigu. Non Mazzarri. Zaza. Davvero incredibile, non a caso l'arbitro dopo qualche minuto l'ha espulso, perché va bene segnare dopo tanto tempo, ma un minimo di preavviso devi pur darlo. Spostiamoci adesso in Toscana per Fiorentina-Bologna. A causa degli infiniti pareggi, in settimana la Viola ha esonerato Pioli affidando la panchina a Montella. Sampdoria-Genoa 2-0, per i blucerchiati ancora in gol Fabio Quagliarella. In collegamento qui su Serie A Flash, un fantallenatore che a settembre ha puntato tutto sul Fabione. Mi senti? Passiamo adesso a Sassuolo-Parma. I malpensanti dicevano che ci sarebbe stato un biscottone incredibile, i malpensanti dicevano che la X era scontatissima, i malpensanti, mi sa che ci hanno visto lungo. Sassuolo-Parma 0-0. Chievo-Napoli 1-3. Ebbene sì, dopo 11 anni il Chievo ritorna in Serie B. A tal proposito, in esclusiva qui su Serie A Flash, l'ex tecnico dei clivensi Gigi Del Neri ha voluto dire la sua. Sentiamo. E certe volte su delle sconfitte di questo tipo si costruisce qualcosa di importante. In che senso? Frosinone-Inter 1-3. Da sottolineare il rapporto sempre più affiatato tra Icardi e Perisic. Qualche settimana fa l'assist dall'argentino e poi l'abbraccio. Nell'ultimo match addirittura Icardi ha fatto tirare il calcio di rigore al croato. Ci manca solo che gli presti Vandanara per una notte e siamo a posto. Chiudiamo con Atalanta-Empoli finita clamorosamente 0-0. Dico così perché la squadra di Gasperini ha fatto ben 47 tiri totali. Vediamo insieme gli highlights della partita. Bene ragazzi, Serie A Flash finisce qui. Se vi è piaciuto, come sempre vi chiedo di sostenermi con un like e vi ricordo che il prossimo appuntamento con questo TG è per domenica 21 aprile, vale a dire il giorno di Pasqua, alle ore 13. Per adesso è tutto, buona giornata.